sono Mariana Novellini, vengo dall'Albania e abbiamo pensato a fare questa conferenza perché praticamente da un po' di giorni che noi, cioè i cittadini stranieri, siamo un po' nel caos, perché tutte le mie amiche o tutti i miei connazionali che ho sentito ultimamente hanno fatto la richiesta per il bonus libri, praticamente gli viene chiesto dai vari CAF di Padova di produrre, oltre ai documenti, codice fiscale e carta d'identità, anche una documentazione reddituale e immobiliare del paese di origine, da legalizzare presso i consolati dei vari paesi stranieri, e tutto questo entro il 15 di ottobre. Cioè, ci sembra un po' una norma esclusiva e discriminatoria, perché entro il 15 di ottobre nessuno di noi può andare sia al consolato sia nel nostro paese a fare questa documentazione. Sì, mi chiamo Francesco Vettore, lavoro in un CAF e confermo quello che ha detto la signora la Madiana. Da lunedì scorso ci è arrivato, dopo aver cominciato già la settimana scorsa, lunedì questo, ci è arrivata una comunicazione da parte del comune in cui diceva che praticamente i cittadini extracomunitari devono portare questo certificato in cui parlava proprio la Madiana. Questo certificato è in lingua originale, dove certifica il fatto che i possedimenti che hanno nel paese d'origine. Chiaramente questa cosa a noi non piace, prima di tutto perché discrimina, dopodiché verrà detto anche dall'avvocato, discrimina il fatto che nel CAF in cui entrano, almeno nel nostro, non vogliamo che ci siano cittadini di serie A o serie B, cioè nel senso che quello che viene richiesto per i cittadini comunitari vale anche per i cittadini extracomunitari, per cui se a noi viene chiesto solamente l'ISEE e gli scontrini della spesa dei libri, è giusto che venga chiesto anche a loro praticamente la stessa cosa che viene chiesta ai cittadini comunitari. Ci sono due diversi profili di discriminatorietà in questa previsione. Da un lato, il fatto che un cittadino sia italiano comunitario non implica necessariamente che non produca redditi o non abbia immobili in altri paesi. Quindi la richiesta di documentare e certificare i redditi e la situazione immobiliare in altri paesi riferita solo agli stranieri è ingiustificata e irragionevole, da un lato. Dall'altro lato, se anche questa richiesta ulteriore fosse stata fatta nei confronti tanto di stranieri quanto di italiani comunitari, il problema delle autocertificazioni in effetti si pone, perché l'autocertificazione non può certificare qualcosa che l'amministrazione italiana non può verificare, e quindi la produzione di redditi in un paese non comunitario che non abbia convenzioni con l'Italia non può essere verificata dall'amministrazione italiana. Quindi in astratto la richiesta di ottenere certificati dal paese di origine, farli legalizzare eccetera, può essere ragionevole, ma deve essere fatta entro termini ragionevoli. Dare 2 settimane di tempo, come diceva già Madiana, non è possibile, materialmente taglia fuori tutti gli stranieri che non potranno chiedere questo buono, e quindi costituisce un caso di discriminazione indiretta che è tutelata nel nostro ordinamento non solo a livello di legislazione ordinaria italiana ma anche di legislazione sovranazionale dell'Unione Europea, e quindi non può evidentemente essere violata. La soluzione è assolutamente dare l'indicazione che comunque le pratiche vengano fatte da tutti i cittadini, e in caso di diniego poi evidentemente saranno prese posizioni che potrebbero sbloccare la stessa normativa. A questo proposito io dico 2 cose molto semplici: non si tratta di puro accanimento o stupidità burocratica, è la evidenziazione che noi stiamo costruendo un paese ricco di apartheid sociale, cioè c'è una pratica politica di costruzione della paura di massa che serve a legittimare poi tutte le normative peggiori del governo. Guardiamo il cosiddetto decreto immigrazione e sicurezza, e già mettere insieme i 2 termini la dice lunga
dal punto di vista della volontà di individuare nei migranti il nemico, ma porta dentro di sé tutta una serie di norme palesemente discriminatorie, nel senso che la cittadinanza non viene mai concessa in termini pieni al cittadino di origine straniera. Esistono tutta una serie di forme poi che tendono a criminalizzare tutti gli atti di conflitto e di lotta che non riguardano esclusivamente i cittadini stranieri, ma riguardano in senso lato i poveri, i proletari, coloro che potrebbero lottare, le occupazioni, i blocchi stradali, le occupazioni di case, di spazi vengono fortemente incentivati nella pena. Questa cosa ci allarma molto proprio perché non vogliamo vivere in un paese di paure, tenendo presente che poi la paura ha un doppio effetto, ha un effetto di paura dei poveri verso i più poveri di loro, ma soprattutto ha un effetto di aggressività dei ricchi nei confronti dei poveri, identificandoli come classe pericolosa. Allora, noi intanto sono Giuseppe Zambon dei Copas della Scuola. Io penso che la Regione Veneto faccia da apripista di questo percorso di apartheid, come giusto appunto è stato già detto, e questo tipo di operazione si collega ad altre operazioni che sono appunto di stampo nazionale, ma anche già si va a ripetere quello che ad esempio la Donazzan ha praticato rispetto alle biblioteche, ai libri di testo con contenuti secondo lei discriminatori dal punto di vista sessuale e di genere. Per cui credo che la linea di tendenza che si manifesta costantemente da parte della Regione sia appunto la creazione di stati giuridici diversi per persone diverse dal punto di vista di censo, di razza e di sesso. Esattamente il contrario di quanto prevede la nostra Costituzione.